In attesa delle disposizioni del nuovo DPCM, non si fermano le proteste per quello firmato una settimana fa dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il grido unanime di ristoratori, esercenti, cuochi, pasticceri, camerieri, baristi e altri lavoratori si è sollevato nel corso di una protesta pacifica sabato pomeriggio in Piazza Università, insieme ai rappresentanti dell'associazione di categoria Un'impresa Assoesercenti di Catania, guidati dal dottor Salvo Politino. È inaccettabile pensare di far richiudere alle 18 gli imprenditori del settore che hanno già di fatto subito un primo lockdown, che hanno dovuto affrontare tutta una serie di costi per attenersi a quanto previsto dalle misure anti-Covid e che oggi si vedono costretti a chiudere secondo quanto previsto dal DPCM. Solo l'annuncio del governo Conte ha fatto calare i fatturati di circa il 20-30%. Questo provvedimento farà ulteriormente e provocherà un calo del fatturato pari all'80%. Questo significa la morte della categoria che a Catania e provincia ha già visto 303 imprese chiudere. Non lo possiamo accettare, chiediamo che il governo intervenga immediatamente. I pubblici esercizi hanno sempre rispettato le regole, sono sempre stati sottoposti a controllo, continueranno a rispettare le regole nella consapevolezza che vogliono continuare a lavorare per salvaguardare migliaia di posti di lavoro.